Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, parliamo di referendum costituzionale e l'ipotesi di spacchettamento. Il Premier, ne avrebbe parlato con il Presidente della Repubblica su sollecitazione dello stesso, oggi lo riferiscono alcune, fonti di stampa. Ecco, che cosa ne pensate voi? Penso che il Presidente del Consiglio sia in una situazione di assoluta difficoltà e stia cercando di trovare una giustificazione indipendente da sé e dal suo partito per posticipare la data del referendum. Probabilmente quello dello spacchettamento è una di queste strade. Noi abbiamo abbandonato l'idea dello spacchettamento da parecchi mesi perché lo riteniamo non sostenibile. Tutti gli esperti che abbiamo ascoltato ci hanno sconsigliato di intraprendere questa strada e certamente oggi non l'accetteremo per fare una cortesia a Renzi, si vada al referendum. Si va dal referendum, ma secondo lei perché nell'ipotesi di spacchettamento il referendum potrebbe, come dire, essere portato in avanti come tempistica? Ma probabilmente perché il Presidente del Consiglio lo prenderebbe come giustificazione per dire ora dobbiamo spiegare, essendo tre le votazioni popolari, quattro, due, non lo so, dobbiamo spiegare in maniera differenziata le motivazioni del referendum e per questo serve più tempo. Ripeto, il Movimento 5 Stelle non è una forza politica stupida ed immatura, il Movimento 5 Stelle sa perfettamente quello che sta avvenendo attorno al Presidente del Consiglio e certamente, ripeto, noi gli faremo la cortesia di appoggiarlo nel tentativo di posticipare la data del referendum. Ma questo secondo lei, anche se la data fosse posticipata come oggi si dice da poco tempo, insomma, tipo il 6 di novembre? Ma io non lo so, i calcoli che abbiamo fatto noi, valutando i tempi che scattano il 14 di luglio, che sono 30 giorni per la Cassazione, per emettere l'ordinanza di referendum, e i 60 giorni che la Presidenza del Consiglio, cioè Renzi, ha per emettere il decreto per indire il referendum, che sarà poi una conferma formale da parte del Presidente della Repubblica, fanno partire grossolanamente dal 20 settembre al 20 dicembre, quindi si può andare avanti anche di parecchio. E io penso addirittura che, considerati gli interlocutori, questi, essendo la legge ordinaria che disciplina i tempi di referendum, sia abrogativi che costituzionale confermativo come questo, poi sono capaci anche di fare un decreto legge che rimandi alla primavera. Cioè, loro oggi stanno facendo valutazioni di convenienza per arrivare più preparati possibile. Oggi il PD sta implodendo, stanno cercando di fare le scarpe a Renzi, Renzi sta cercando più tempo per evitare queste implosioni, mi sembra abbastanza chiaro. Quindi secondo lei diciamo, è la manifestazione di una debolezza da parte di Renzi? È un'enorme manifestazione di debolezza che ovviamente Renzi sta cercando di far gravare come responsabilità su qualcuno d'altro, che può essere il Presidente della Repubblica, che può essere la Corte Costituzionale, che può essere lo spacchettamento. Ecco, ripeto, il Movimento 5 Stelle non ha paura di Renzi, non ha paura delle elezioni, non ha paura del referendum. Siamo pronti, siamo già organizzati, andiamo presto a questo referendum, vinciamolo e poi si vada alle elezioni. Ringraziamo Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle.